stampa, Rosi Barretta si avvicina sempre più l'Appia Dei, no? Regina Viarum, tante le iniziative e poi questo binomio cultura e musica che è consolidato, no? da questa iniziativa. Sì, grazie, grazie per essere qui. Questo ormai è il settimo anno dell'Appia Day, è un evento nazionale che continuiamo a fare da un bel po' di tempo. È il terzo anno che siamo in partnership con l'associazione Parsifal per il Festival sull'Appia, siamo onorati di questo. La musica, io dico, che rappresenta il presente, il passato e il futuro, e quindi che unisce i popoli anche. Quale migliore occasione questa di fare degli eventi insieme? Sono 3 giornate di Parsifal di concerti e 3 giornate dell'Appia Day 20, 21 e 22. Ci sarà la cultura, gli eventi, il convegno storico, ci saranno le passeggiate ciclistiche, ci saranno la degustazione dei prodotti, dei vini che sono le tenute che sono sulla via Appia, e poi ci saranno degli eventi di rappresentazioni di figuranti, sempre romani, che percorreranno poi tra l'altro dalla Scala Virgiliana fino alle Vasche di Marie. Insomma, tantissimi eventi che non faranno altro che onorare la Regina Viarum, e che sicuramente aspettiamo che la cittadinanza sia partecipe di questi eventi per acclararla ancora di più, perché ormai è patrimonio dell'UNESCO, quest'anno è stata insignita dal patrimonio dell'UNESCO. Ci abbiamo messo un bel po', però siamo onorati di questo. E Brindisi, che è terminale della via Appia, avrà una grande immagine per questo evento. Tra storia e tradizione e la cultura ionico-salentina, no? Che viene valorizzata. Certo, sì. E Musica sull'Appia, siamo alla quarta edizione di questo festival che è stato ideato e realizzato dall'associazione Parsifal. Un festival antesignano perché nasce già nel 2021, quando ancora l'UNESCO non aveva insignito la Regina Viarum di questo prestigioso riconoscimento, e che ha visto avvicendarsi artisti di fama internazionale, ma che è stato anche trampolino di lancio per nuovi talenti emergenti pugliesi. Un festival che vede al suo fianco delle istituzioni importanti come la provincia di Brindisi e il comune di Mesagne, che sempre condividono i nostri progetti e li supportano, e quest'anno anche la provincia di Taranto e il comune di Taranto, perché la novità di questa quarta edizione del festival è il suo essere itinerante. Apriremo a Brindisi nel Salone della Provincia il 14 settembre, poi a seguire saremo nel Martà, nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che eccezionalmente apre le sue porte a tutti coloro che presenzieranno al concerto che si terrà nel pomeriggio, e chiuderemo poi all'interno dell'atrio del Castello di Mesagne, preceduto il concerto del 16 settembre da una relazione approfondimento tenuta dall'architetto Emilia Mannozzi, cioè dal Museo Ribezzo di Brindisi. Vedo anche un partenariato di prestigio, anche quest'anno APS e le Brindisi e le Antiche Strade, che poi continueranno con i loro eventi previsti per la prossima settimana. L'associazione Dante Alighieri, che ha curato e cercato le letture a tema della Via Appia, il nostro main sponsor Enel e tutti imprenditori, amici, sostenitori che condividono con noi questo sogno di fare cultura, perché la musica è cultura, su un territorio come il nostro che è impegnativo. Ecco, grazie. Maestro, quindi pochi giorni all'inizio di questa nuova edizione targata 2024 del festival, vero? Sì, le novità sono già state espresse, questo allungamento da Brindisi verso Taranto. Ma vengono comunque mantenuti i capisaldi delle caratteristiche musicali del nostro festival, che sono la categoria dell'incontro. Qual è la particolarità? Gli artisti che verranno tutti quanti in duo, a coppia, sono artisti che non hanno mai lavorato prima di questo momento insieme. Quindi a Brindisi apriremo con un concerto particolarissimo, Davide Vendramin, bandoneon che collabora con la Scala di Milano, che si esibisce con una pianista nostrana,
Il giorno successivo, due viole in duo, succede raramente di assistere a un concerto per due viole sole, Gianluca Saggini, una delle più importanti viole italiane, e Jana Jankovic, quindi manteniamo anche il livello internazionale del nostro festival. È curiosissimo invece il terzo appuntamento, abbiamo al violoncello Giulia Sanguinetti, romana, con Federico Pische, brindisino. Quindi la Via Appia ancora una volta attualizza, diciamo, il suo messaggio di cooperazione e di collaborazione. Ci auguriamo una bella partecipazione del pubblico, che ha voglia di essere stimolato sempre con novità, verso un repertorio che è sempre un repertorio di nicchia. La musica da camera è ancora così, però Musica sull'Appia ha lavorato bene in questi anni perché è riuscita a portarla a misura d'uomo, e questo ci fa molto onore. Grazie.